Sì, diciamo che abbiamo usufruito di questi fondi ministeriali dedicati alla fascia 0-6 anni e quindi abbiamo rifornito le scuole dell'infanzia del nostro territorio, quindi Montecchio, Sant'Angelo, Montefabbri, Bottega, di diversi materiali. Questo riguardava una progettualità relativa ai fondi per il 2019 e abbiamo voluto puntare prevalentemente sul discorso lettura. Quindi abbiamo rifornito i plessi di librerie, libri e poi strumentazione scolastica varia a seconda delle esigenze dei singoli plessi, quindi da tablet a materiali di arredo, giochi, tappeti morbidi anche per i più piccolini. E mentre per l'annualità 2020, se posso anticipare, abbiamo puntato invece su un'altra esigenza che è venuta ovviamente a seguito della pandemia, ovvero l'esigenza di poter usufruire maggiormente degli spazi esterni e quindi di lavorare sul piccolo gruppo e fare attività educativa all'aperto, ovviamente quando è possibile. E quindi abbiamo destinato questi fondi ministeriali alla realizzazione di gazebi, pergole, per consentire appunto il lavoro all'esterno. Una domanda invece sulla situazione in generale, come stanno andando un po' le scuole qua a Vallefoglia? Sì, devo dire, facendo tutti gli scongiuri del caso, che l'attività scolastica educativa procede, diciamo, abbastanza regolarmente, in quanto comunque le scuole si sono attivate e attrezzate anche per consentire immediatamente la didattica a distanza, qualora fosse necessario. Quindi al di là del venir meno un po' di quelle che erano le progettualità degli scorsi anni, perché ovviamente esperti esterni non possono entrare all'interno delle scuole, per il resto insomma devo dire che l'organizzazione è stata diciamo rispettosa insomma di quelle che sono le esigenze educative dei bambini.